In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi. Automobili Carrozzeria Farina, affiliato Carglass, dal 1980 al vostro servizio. Siamo a Torino, in via Levone 6. Dopo la parentesi torinese con Automoto Racing, le telecamere di Motor Week ritornano sulla pista Ice di Pregelato per il terzo appuntamento stagionale dell'Ice Challenge promosso dalla BMG. Una serie che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, ha dato l'impressione di aver raggiunto la sua definitiva consacrazione. A parlare sono come sempre i numeri. E anche in questo appuntamento l'incremento degli iscritti ha confermato lo stato di buona salute di questa specialità. Una crescita costante in ogni gara, partita con oltre 30 concorrenti, che sono diventati 43 in questo terzo round. Quantità e soprattutto qualità, particolari che hanno indubbiamente giovato nella corsa al successo e appagato anche le aziende che hanno affiancato questo tipo di competizioni. A Pregelato si sono presentati puntuali tutti i protagonisti di questa stagione. Occhi ovviamente puntati sulla pattuglia valtellinese, capitanata da quel Gigi Galli che sembra aver trovato una seconda giovinezza, imponendosi con una certa determinazione nel primo appuntamento sulla pista nel cuore della Valchisone e che potrebbe anche mettere un sigillo molto importante in questo ultimo appuntamento piemontese, prima di trasferirsi oltre Alpe per il round decisivo a Serre Chevalier. Oltre a Galli ci sono tuttavia un manipolo di giovanotti scatenati che non cederanno facilmente le armi, come ad esempio Michele e Alessio Bormolini, quest'ultimo vincitore del primo appuntamento a Livigno, e i soliti noti quali Sergio Durante, Aldo Pistono, Ivan Carmellino, ormai stabili presenze nelle zone che contano della classifica. Fra le novità più importanti, il senso di marcia, che caratterizzerà questo appuntamento a Pregelato. Si girerà infatti in senso antiorario rispetto alla gara precedente, una scelta che renderà il tracciato curato alla perfezione dal team di Adriano Priotti molto spettacolare. Gara concentrata nella sola giornata di domenica, così da preservare l'integrità del tracciato. Il sabato dedicato alle verifiche tecniche e al consueto briefing con il direttore di gara. Temperatura ottimale la domenica, quando di buon mattino si inizia con le prove libere e i primi riscontri cronometrici che servono per le qualifiche. Un primo assaggio che mette subito in luce Gigi Galli. Il pilota valtellinese, con un ricco passato nel mondiale rally, si mette subito in evidenza a bordo della Kia Rio Prototipo e già in queste prime battute precede la Opel Astra di Aldo Pistono e la Lancia Delta di Lucas Bicciato. Ivan Carmellino è alle prese con qualche problema di assetto sulla sua punto e chiude in quarta posizione, seguito da Alessandro Pettenuzzo.
cross parte molto bene Simone Firenze, che fa meglio di Raffaele Silvestri e di Armando Bracco. Rudy Vicciato nel corso delle qualifiche danneggia irrimediabilmente la sua Lancia Delta e deve abbandonare la gara, costringendo anche il figlio Lucas, che usava la stessa vettura, a fare la stessa cosa. Si va alla prima manche, che conferma lo stupendo stato di forma di Gigi Galli, il quale vince e fa segnare anche il miglior tempo sul giro. Alle spalle del valtellinese chiude Ivan Carmellino a bordo dell'Appunto. A seguire Alessandro Pettenuzzo sulla Mitsubishi, la stessa che una paio di stagioni fa aveva permesso alla giovane di Borgaro Torinese di laurearsi campione italiano della specialità. Quarto tempo per l'Astra di Aldo Pistono. Quinta la DS3 di Sergio Durante. Mentre la lotta nella famiglia Bormolini sembra favorire il 17enne Michele a bordo della Skoda Fabia. Buono l'inizio per Mara Cappella sulla Lancia Delta, che con Virginia Moncini costituisce la quota rosa qui a Pragelato. Yeah.
dalle immagini siamo alla seconda manche. Non accenna a placarsi l'avverb di Gigi Galli, che migliora anche la prestazione cronometrica precedente. Il valtellinese deve guardarsi ancora da Ivan Carmellino, che dal canto suo invece sta tenendo a bada gli attacchi di Michele Bormolini, anche in questa prova davanti Magnus Soffio al fratello Alessio. Giovanni Saracco sulla Mitsubishi è quinto, dopo aver sbattuto l'anteriore della sua vettura al tornante Fenestrelle durante la prima manche. Segue Aldo Pistono, che non riesce a ripetere l'ottima prima prova. Bene Graziano Boetto, che divide la Kia Rio con Gigi Galli. Sergio Durante con la DS3, Matteo Antonazzo sulla Lancia Delta e Alessandro Pettenuzzo a bordo della Mitsubishi chiudono la lista dei primi 10 in questa seconda manche. Che occasione all'Auto Francia! Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Auto Francia. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat in pronta consegna e oltre 400 autovetture d'occasione aziendale e chilometri zero con dei prezzi che vi garantisco sono davvero imbattibili, come questa super offerta che abbiamo dedicato per voi su questa Fiat Tipo 5 porte, 1416 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo con un prezzo strepitoso, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, ci siamo 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica. Vi aspettiamo! Tutti pronti per l'ultimo round di questa interessante giornata nel cuore della Val Chisone. Qualche breve impressione dei protagonisti, fra i quali anche Martina Cirio, che da questa stagione collabora con il team cuneese. Buongiorno a tutti, io sono parte della BMG e sono anche sponsor del per questa gara, sia come Amerio che come Piambello. Sono molto contenta di far parte di questo gruppo perché è un gruppo molto unito e con cui comunque si collabora molto bene. E è da poco che sono entrata, da quando c'è stata praticamente la gara del Tartufo dell'anno scorso, e penso comunque di continuare a collaborare con loro. La prossima gara sarà quella di Serge Chevalier e sarò presente. E beh, io sono più che contenta di essere qua. Siamo andati molto bene la prima gara mio figlio, la seconda gara un po' meglio io, ci diamo il cambio. Ci hanno già segnati come i migliori delle macchine normali. Oggi siamo partiti bene, mio figlio ha fatto un bellissimo tempo. Io gli ero molto vicino nelle qualifiche, poi un piccolo errore da manuale mi ha tirato fuori dalla gara e per oggi dovremo stare fermi. È un peccato, però abbiamo sempre un'ottima performance per quello che abbiamo e siamo. È molto bello questo campionato, poi la formula di gara mi piace tantissimo e la BMG sta facendo un bellissimo lavoro e spero che vada avanti così, che nessuno li metta, gli faccia dei problemi a fare sto campionato, perché è bello e merita. Dopo 2 anni di assenza sono rientrata, sono anni che partecipo, mi diverto, l'organizzazione è ottima, il tracciato oggi, nonostante le temperature, la pista sta tenendo. Io partecipo, mi diverto e questo penso sia la cosa per me importante. Vediamo come andranno le prossime batterie. Grazie. Diciamo che dopo qualche anno di fermo, perché abbiamo noleggiato delle vetture, abbiamo ripreso a correre sul ghiaccio. È molto bello e diciamo ci stiamo divertendo, abbiamo preso già le misure. Momentaneamente siamo secondi, se non sbaglio, quindi siamo adesso passiamo poi all'attacco. Ringrazio la GBM che ha fatto veramente un ottimo lavoro a mettere in piedi questa kermesse fantastica. Non è partita nel migliore dei modi perché ieri avevo la febbre a 40 e dopo una giornata tra medicine e un po' di altre visite sono riuscita a mettermi in gara oggi, sempre con un po' di febbre. Però diciamo che sto migliorando di giro in giro. Sta andando bene, bene, è un po' che sono fermo, chiaramente sono passati un paio di anni e non posso lamentarmi, sono qui che sto prendendo ancora un po' le misure. Adesso vediamo nella prossima manche di darci un po' più di
di spingere un po' di più. Poi ho un gruppo N, chiaramente la vettura fa quello che può, io anche, cerchiamo che assieme di fare del nostro meglio. Le qualifiche sono andate bene, sono secondo dietro Gigi Galli, perciò sono proprio contento. Adesso speriamo di riuscire a mantenere questa posizione per le prossime tre gare, che sono quelle che contano alla fine. Per il resto, alla fine, anche oggi, nonostante il caldo e tutto, la pista si presenta in perfette condizioni. Qui a Pragelato bisogna proprio dare merito al gestore, che riesce sempre a tirar fuori il jolly anche in momenti che il clima non permetterebbe di dare dei bei risultati. Invece posso dire che proprio la pista è favolosa. Sta andando bene, abbiamo fatto le prove, la macchina sta andando bene, adesso vediamo la gara. Bisogna essere costanti e fare attenzione a non fare incidenti. Quindi vediamo adesso, dai, ci impegniamo al massimo comunque. La sfida cronometrica si chiude con la terza ed ultima manche, che non cambia l'ordine costituito, con Gigi Galli ancora una volta in grande spolvero. Il pilota di Livigno, pur non migliorando il suo score cronometrico personale, vince la manche ancora una volta davanti all'appunto di Ivan Carmellino. Mentre in questo round Alessio Bormolini riesce a far meglio del fratello Michele, concludendo al terzo posto. A Giovanni Saracco e Sergio Durante. Nei kart cross, Simone Firenze è l'asso pigliatutto di questo appuntamento e assiste alla sfida fra Armando Bracco e Cristian Tiramani, con quest'ultimo che fa meglio nella prima manche e Bracco che recupera nelle due successive.
grande spettacolo anche nel Master King, dove Gigi Galli mette la classica ciliegina sulla torta con una manche perfetta e davvero molto divertente, nella quale precede Aldo Pistono e Sergio Durante. Il terzo appuntamento dell'Ice Challenge 2019 si conclude con la vittoria di Gigi Galli a bordo della Kia Rio Prototipo, che con questo risultato mette una seria ipoteca sul successo finale nella serie ghiacciata. Penso a questa domenica che abbiamo trascorso assieme a un grandissimo gruppo di piloti e ci siamo divertiti. Devo essere proprio sincero, non ho neanche guardato per una volta i tempi e le classifiche, e credo che sia il miglior modo di interpretare una giornata di sano agonismo. La dimostrazione è stata la gara, l'ultima, il Master, che non è competitiva, ma siamo sempre piloti e ce le siamo date, ma con estremo rispetto. Questo secondo me vale molto di più dei trofei che la nostra nuova Kia da Rallycross ha portato a casa. In seconda posizione conclude un ottimo Ivan Carmellino a bordo dell'appunto, nonostante qualche problemuccio di assetto. Un risultato che permette alla veloce pilota biellese di mantenersi in corsa per il titolo. Sul terzo gradino del podio Michele Bormolini, che sembra aver trovato il giusto compromesso ed essere a proprio agio sul tracciato piemontese. A seguire il fratello Alessio. A Giampiero Quassolo, pedina importante della BMG Motor Event, il commento di questa giornata. Vi aspettiamo tutti il prossimo fine settimana in Francia, Chez Chevalier. E oggi non possiamo dire che siamo più che soddisfatti, perché il numero di iscritti è stato ancora maggiore. Lo spettacolo non è mancato assolutamente, soprattutto col Master King che ha coinvolto Galli, Durante e Pistono, che hanno fatto numeri eccezionali. L'ultimo decisivo appuntamento dell'Ice Challenge ci porterà in Francia e precisamente a Chez Chevalier il 16 e 17 febbraio. Motor Week ci sarà. E tu, non perderti le nostre puntate. Ci trovi anche su Facebook. Che occasione all'Auto Francia. Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Auto Francia. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat in pronta consegna e oltre 400 autovetture d'occasione, aziendali e chilometri zero, con dei prezzi che vi garantisco sono davvero imbattibili, come questa super offerta che abbiamo dedicato per voi su questa Fiat Tipo 5 porte, 1416 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo, con un prezzo strepitoso, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Ci siamo 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica. Vi aspettiamo. In collaborazione con Fiat Auto Francia a Torino, da 50 anni accanto a voi. Automobili Carrozzeria Farina, affiliato Carglass, dal 1980 al vostro servizio. Siamo a Torino in via Levone 6.